Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi torno con un super mega haul di un sacco di cose carine, sfiziose, un po' tutti i prezzi, insomma, proprio spazieremo in tutto e per tutto. Detto questo, da cosa cominciamo? Cominciamo da... non lo so, c'ho un sacco di roba qui. Ah, vi voglio anche ricordare che ho cambiato la fotocamera, anzi la mia vecchia era una videocamera vecchissima, ce l'ho quasi da quando ho aperto il canale e ancora sto facendo un po' di prove, quindi mi avete dato anche voi dei feedback sui due video precedenti a questo e alcune cose me ne ero accorta anche io, devo un po' capire con le luci come calibrare perché è tutto nuovo e tutto tecnologicamente avanzato, quindi anche qui se vedrete qualcosa un po' messo a fuoco, un po' no, i bianchi che sparano, insomma devo fare un po' di test per capire un po' come muovermi anche con tutta questa tecnologia. Cominciamo da degli acquisti che ho fatto da Amazon e anche da un regalo che mi è arrivato da Amazon che è lì, non me lo devo dimenticare perché l'ho messo sulla finestra, vediamo che possiamo fare, che mi ha fatto mia sorella quando è stata qua, adesso vi spiego tutto. Gli acquisti che ho fatto da Amazon, uno mi serviva, l'altro l'ho acquistato perché me l'avete consigliato voi sotto alcuni video in cui avevo parlato di detergenti viso, anche me ne avete parlato anche sui direct di Instagram. Allora, il prodotto che ho acquistato io, tutto quello che troverò ancora, troverete i link nell'info box di un po' tutto quello che vi farò vedere. E il prodotto che ho acquistato io è il deodorante minerale, l'allume di potassio. Non l'ho mai provato di questo brand, che però conosco, che è la Forsan. Quell'altro che ho terminato non c'è più disponibile su Amazon e quindi ho preso questo della Forsan perché comunque è un brand che conosco. È la pietrina, me l'ho fatta vedere tante volte, che si inumidisce e si passa sotto l'ascella. A me funziona benissimo, io lo uso da tantissimi anni, l'ho usata di vari brand, mi sono sempre trovata molto bene, anche perché durano veramente tanto nel tempo, proprio tanto, cioè mi dura più di un anno a me questa qui, questa è quella nel formato più grande. E ne ho bisogno perché, essendo io un soggetto allergico ad alcune tipologie di deodoranti e in più soggetta a dermatite da calore alle ascelle, ho bisogno di qualcosa che non mi dia fastidio e questo mi permette di stare sicurissima e di non avere problemi con tutto quello che ho già di mio. Il prodotto che mi avete consigliato in diversi è della linea Garnier Bio, questa qua, ed è il detergente viso per l'appunto. Io vi avevo parlato di un prodotto, un detergente viso che mi stava piacendo e in diverse mi avete detto di provare anche questo perché vi ci siete trovate benissimo. È la linea eco certificata di Garnier, è al lemongrass rinfrescante e da quello che mi avete detto lava bene il viso senza andare a creare quel brutto effetto che alcuni detergenti in gel fanno di lasciare la pelle che tira un pochettino troppo sgrassata, insomma seccarla in alcune zone. Non l'ho ancora provato, non penso di provarlo proprio a breve, l'ho acquistato e l'ho trovato a 4,70 euro, però sapete che Amazon cambiano un po' i prezzi, le offerte, soprattutto su questa tipologia di prodotti, quindi non so quanto stia adesso, se di più o di meno, comunque io questo mi ricordo di averlo pagato 4,70 euro. E come vi accennavo, questo è il regalo che mi ha fatto mia sorella, perché lei aveva provato una di queste marmellate, ma non si ricordava in che supermercato le aveva acquistate e le abbiamo trovate su Amazon e quindi ne ho scelte due e me le ha regalate lei. Una è la confettura extra di mango di Sicilia, l'azienda è Agri Sicilia, e l'altra è la marmellata di arancia di Ribeira DOP, queste qua. Vediamo se riesco a farvele vedere senza mandare in palla. Non mi sembra che abbia sparato la luce, adesso è tutto un test. Ho visto che questo brand ha alcune marmellate con effettivamente frutta proveniente dalla Sicilia, mentre altre tipologie di marmellate di arancia, se andate a leggere la descrizione, questa parte qua,
c'è scritto che la provenienza non è tutta siciliana, in alcuni casi non è tutta italiana. Quindi, insomma, se siete attenti a queste cose come me, guardate, perché anche se so su Amazon, a parte che la trovate comunque in alcuni supermercati, ma non so dirvi quali perché appunto Tiziana non se l'è ricordato. Però, anzi, se voi lo sapete, scrivetelo sotto nei commenti, magari qualcuno è interessato che ama le marmellate come me. Oltretutto, una ragazza mi ha detto che questa all'arancia, questa specifica era la sua preferita, però su Instagram. Quindi, se stai guardando il video, magari fammi sapere tu dove la trovi. E vi stavo dicendo che appunto di badare nella descrizione alla provenienza della frutta. Queste sono buonissime, ne ho già, invece sono chiuse, no, erano 4, 2 e 2. Quindi ne ho già finito un barattolo di questa al mango e ho iniziato questa qua all'arancia. Sono buonissime, mi piacciono proprio tanto 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 tanto, tanto che io di mio le ho riregalate ancora, quindi è stato un ciclo. Chi le ha regalate a me e io che ho fatto un ulteriore regalo, proprio perché insomma mi sono piaciute molto. Veniamo a due prodotti di Neve Cosmetics che questa volta ho acquistato io, non mi sono stati inviati dall'azienda, ma li volevo assolutamente. E uno è un prodotto che io ho già utilizzato nelle altre colorazioni, ovviamente adatte a me, quindi diciamo ne ho usati un paio, gli altri erano troppo troppo scuri, perché i primi quattro colori, questo è il Brow Model, il gel per le sopracciglia, mi erano stati inviati dall'azienda. Hanno fatto un colore neutro che vedete un po' questo colore avorio, ok? E mi ci trovavo benissimo con quelli colorati, infatti ero tentata di riprendere il mio color cenere, però poi ho detto vabbè, prendiamo questo neutro e se la texture è come quella mi troverò benissimo. E infatti è così. La prima volta sono rimasta un attimo perché vedete appunto che questo color bianchiccio, quando sono andata ad applicarlo mi rimaneva bianchiccio sulle sopracciglia e quindi ho detto oh mio Dio, e invece poi una volta che si asciuga, lo porto anche oggi, diventa totalmente trasparente, quindi è passata la paura. E come quelli colorati mi fissa benissimo le sopracciglia, me le tiene in piega senza però dare quell'effetto troppo artefatto, me le tiene belle fissate, mi fa durare anche di più la matita che vado ad applicare sotto, perché fa comunque questo stratino che tende anche a, soprattutto con questo caldo, a non far andare via la matita, a farla durare di più. E questo l'avevo preso quando c'era ancora la promozione, questo me lo ricordo, e vi ricordo anche che comunque se voi voleste acquistare qualcosa dal sito di Neve c'è sempre il mio codice sconto che è sempre attivo tutto l'anno, che è Penny10, che vi fa avere il 10% di sconto sui prodotti di Neve, anche se ci sono già delle promozioni, tipo quando escono i nuovi prodotti loro fanno sempre il lancio con una scontistica, se aggiungete Penny10 avete un ulteriore 10% di sconto allo sconto già attivo. E questa invece l'ho presa a prezzo pieno perché l'ho presa in concomitanza, l'ho presa insieme, era stata lanciata prima del gel sopracciglia mi pare, sì, e mi piaceva tantissimo, la volevo assolutamente per mettere le mie cialde preferite di Neve, ed è la nuova palette magnetica. Innanzitutto è una roba spaziale, bellissima, meravigliosa esteticamente, è molto solida, mi piace che abbia il coperchio leggermente bombato, imbottito, la sentite, cioè non è una di quelle leggerine che vi sfugge dalle mani, è proprio bella di sostanza. E inoltre hanno ascoltato un po' tutte le richieste che erano state fatte, perché all'interno hanno inserito anche un mega specchio, stavo dicendo schermo, vedete, un mega specchio. Qui all'interno io ho moltissime cialde di Neve Cosmetics, tante acquistate da me, tante che mi sono state inviate dall'azienda, e ho scelto le mie preferite e ho creato questa palette qui. E mi sto ricordando adesso che più di qualche ragazza, perché questo ve l'ho fatta vedere su Instagram, mi aveva chiesto i nomi di queste cialde e mi sono dimenticata di farveli vedere quanto prima nelle storie di Instagram, quindi se vi interessa sempre misspendi09 su Instagram, vi farò vedere i nomi di queste cialde, non mi soffermo ora, se no facciamo Natale.
Veniamo adesso a delle cose che ho acquistato tramite Simona. Simona è Simon Loves Makeup qui su YouTube e sapete che è una mia amica, una mia cara amica, e tramite lei ho fatto per la prima volta un ordine di cose Yves Rocher. E io devo dire che negli anni spesso mi avete detto sì, mo le cose di Rocher hai provato, Yves Rocher, non mi era mai capitato. E quindi adesso è arrivato il momento di provare anche qualcosa di Yves Rocher. Però, essendo io pienissima, come ormai saprete, di prodotti di skincare, tante tipologie di prodotti sono veramente piena, e a parte un gel detergente, che sono le cose che smaltisco più facilmente, non acquisto niente come creme, come contorno occhi, perché ne ho veramente una roba allucinante, ho voluto prendere la linea doccia bagno, quindi doccia schiuma, creme, queste cose qua. Che cosa ho acquistato? Allora, ho acquistato, se mi seguite veramente da tanto tempo sapete che io adoro i doccia schiuma alla pesca e che non si trovano poi tanto facilmente, e ho voluto prendere questo alla pesca e anice stellato. Queste sono le confezioni grandi da 400 ml, ma ci sono anche le confezioni, quelle da 200, che mi pare costino 2,70, mentre questa costa poco meno di 4 euro, se non sbaglio, se non mi sbaglio è così. E quindi ho preso questa alla pesca, questa alla melagrana e al pepe rosa, anzi questo, perché questa è bagno doccia, è questo, giusto? Che anche questo ha un profumo buonissimo. Si sente il profumo della melagrana, si sente. E poi ho preso la crema corpo, perché vi avevo detto in qualche altro video, forse in uno dei vlog, che ho tutti i burri corpo, ma vorrei anche qualcosa di un pochino più fluido, più facile da mettere, soprattutto in questo periodo. E quindi ho preso questo latte corpo al mango e coriandolo. Questo. Ci sono delle profumazioni pazzesche e già vi dico che ho già fatto un altro ordine, perché queste cose qui le ho prese con un volantino di 2 volantini fa, non mi ricordo, e adesso con l'ultimo volantino, quello che nel momento in cui sto registrando è in atto, ho preso delle altre cose, sempre praticamente tutti i prodotti doccia, proiettandomi un po' più verso l'inverno. Poi quando mi arriveranno le cose vi farò vedere. E questo anche ha un profumo pazzesco, ragazzi, è buonissimo, rimane fruttato ma delicato, sul corpo è wow. Io ho la pelle molto secca, in questo momento mi va più che bene, non so in inverno, devo vedere, perché non sempre il latte corpo in inverno si rivela un flop sulla mia pelle secca. Ne ho provati alcuni che mi hanno dato molta soddisfazione, quindi vedremo. Però comunque sia, adesso per questo periodo mi va benissimo. Questo non mi ricordo quanto l'ho pagato, forse intorno ai 7 euro, ma non sono sicura. Ultima cosa che ho acquistato è la crema mani, sempre della linea al mango, perché con la dermatite che ho anche, ahimè, sulle mani, le mani mi si seccano. Adesso per esempio mi sta andando via qui al dito e ho le mani molto secche proprio dalla parte qua del palmo. Quella che ho la sto terminando e quindi ne ho voluto prendere un'altra e ho detto ok, prendo la stessa profumazione al mango. Così sono tutta incremata alla stessa maniera. Un acquisto che ho fatto da H&M ed è una felpina, ovviamente da non mettere adesso, mi piacerebbe molto metterla adesso ma dovrò aspettare, ed è della linea di Snoopy ed è questa. Guardate quanto è bella, è meravigliosa questa qui, ed è proprio color panna. Non è di quelle enormi, cioè veste diciamo giusto, morbido ma giusto. Ho preso una taglia L e questa l'ho pagata, me lo ricordo, 19,90. L'ho presa subito, devo prendere in realtà un'altra cosa, non questa. L'ho presa subito perché queste cosine sul sito di H&M spariscono alla velocità della luce. E quindi soprattutto qua le mie misure non le trovo mai e quindi ho detto ok, la prendo subito, perché in uno dei video vlog vi ho fatto vedere che ho preso un nuovo jogger nero e mi piace abbinare comunque una cosa chiara sopra, mi
piace come mi stanno i colori chiari, lo sapete, e quindi l'ho trovata molto carina, con le mie scarpe, quelle tutte colorate anche, insomma, ci sta carina. Un super acquisto che ho fatto dal sito proprio di Anastasia Beverly Hills è l'ultima palette di Norvina, che non so, la Pro Pigment Palette Volume 4. Non ho mai preso palette di Norvina, di questa palette se ne sente parlare bene e male. Ho visto i primi video che ho visto su questa palette sono delle ragazze straniere che bene o male guardo sempre per quanto riguarda le recensioni, con cui mi ritrovo sempre, devo dire, poi una volta che acquisto i prodotti, mentre alcuni video che ho visto che non ne parlano bene sono persone con cui non mi ci ritrovo tanto spesso come gusti, insomma, per quanto riguarda i trucchi e tutto il resto. Era l'unica che mi ispirava di queste palette di Norvina, avevo uno sconto del 25% sul sito proprio di Anastasia, e siccome sono palette che costano un po', ne ho voluto approfittare per qualcosa di un po' più costoso. Non mi ricordo adesso, mi sembra che costi 69 euro a prezzo pieno, una cosa del genere, però l'ho presa con il 25. Il pack è bellissimo, il fondo nero, anche qua una palette è di plastica ma è molto solida, molto pesante, e il coperchio è rosa come la scatola. Ve la faccio vedere senza mai averla nemmeno toccata finora, perché fa talmente caldo che ho approfittato dello sconto, l'ho presa ma non l'ho ancora utilizzata. Poi magari la utilizzeremo insieme, fatemi sapere se vi interessa, insomma, avere anche una mia opinione. Io la volevo perché per me è bellissima, c'è uno specchio enorme e i colori sono questi qua. Mi piacciono molto perché una di quelle palette, se avete visto i miei video che ho fatto non tanto tempo fa sulle mie tipologie di palette preferite, facendovi vedere proprio per ogni tipologia quali sono quelle che amo di più, le palette a base naturale con dei pop di colore mi piacciono moltissimo, e questa è fatta proprio così. Ha molti colori naturali e anche dei pop, dei colori glitterati, insomma è particolare, però proprio sfruttabile. Poi a me piace molto truccarmi con i rosa, sapete anche questo ormai. Ultima cosa che vi faccio vedere oggi è una scatola immensa di Pixi che contiene tutta una serie di prodotti make-up per la bella stagione, e in più c'è anche una borsa molto carina. Sapete che loro fanno sempre questi pack personalizzati che sono una meraviglia, e la borsa in questione è questa sacca nei classici colori Pixi, quindi questo rosa cipria chiaro e il verdino, e qui se vedete c'è il mio nome, c'è scritto Simona. E poi ci sono 1, 2, 3, 4, 5 prodotti, 5, e sono tutti prodotti adatti per questa stagione, quindi per fare dei look veloci, freschi, per dare enfasi al viso senza eccessi e poi soprattutto in maniera pratica. C'è una palette che è una palette viso e occhi, questa, la Summer Glow Palette, e i colori sono questi. Poi ci sono due matitoni waterproof per gli occhi, uno è il classico nero e l'altro invece è un colore un po', mi pare, bronzatino o marrone. No, questo è matte ma è marrone molto scuro, e sono questi qua. C'è anche il mascara, ed è un mascara con, da quello che vedo qui, lo scovolino bello cicciotto in setole. Aspettate, non lo volevo aprire perché al momento ho diversi mascara aperti e quindi lo aprirò, insomma, quando lo comincerò ad utilizzare, però qua vi fa vedere anche lo scovolino, ed è questo. E per ultimo un gloss. Se avete visto i miei ultimi video sapete che io amo i gloss di Pixi. Questo è un Lip Lift Max e si chiama Sweet Nectar, e credo sia un colore molto bello, sempre di quelli, un colore proprio estivo. E ovviamente non è colore pieno, è un gloss, adesso vi faccio vedere, molto carino, molto molto molto. Adesso anche lo userò. Ah,
Si sente già l'odore un po' mentolato. Vi ho detto nell'altro video che questi gloss sono mentolati ma non pizzicano troppo, perché io non amo quelli troppo pizzicosi. Invece questo non lo è, questa tipologia di gloss, infatti la uso molto volentieri. E questo è veramente tutto per oggi, e dobbiamo scegliere però l'emoji, e in onore delle marmellate io direi di mettere un frutto. Mettetemi il vostro frutto preferito, e se non avete l'emoji me lo scrivete. Vi piacciono le mele? Mela. Vi piace l'arancia? Arancia. Vi piace il mandarino? Mandarino. Quello che vi pare a voi. Vi saluto, vi abbraccio e vi bacio. Mi sto sciogliendo come neve al sole, magari ci fosse la neve ma non c'è. E come sempre ci vediamo alla prossima. State bene. Ciao.